Dottor Vito Piazzolla, questa sera ci sarà la presentazione da parte del Presidente Emiliano per quanto riguarda l'accorpamento dei due ospedali, la Staria e Uniti. In cosa consisterà questa grande realizzazione? In cosa consiste? Consiste sostanzialmente nel fatto che ospedali riuniti hanno adesso la responsabilità dell'organizzazione dei servizi anche di questo ospedale, importante ospedale, che però negli ultimi tempi per via di una serie di provvedimenti aveva subito alcune penalizzazioni dal punto di vista dei posti letto. L'idea è quella di riuscire attraverso un coordinamento gestionale a coprire una serie di spazi che al momento sono difficili da coprire, proprio perché c'è una carenza di medici e c'è davvero un problema molto grosso di sostenibilità di tutto il sistema. Per quanto riguarda la carenza di medici, che appunto abbiamo appreso anche dai notiziari locali giorni fa, per quale motivo questa corsa verso altrove, insomma, no? Tutti cercano di andare via, nessuno vuole restare agli Uniti, da cosa dipende? No, non so se agli Uniti, dipende dal fatto che quando non c'è mercato, tra virgolette, è evidente che uno può scegliere dove andare. Innanzitutto può scegliere magari di avvicinarsi a casa, cosa che sta succedendo, e naturalmente, oppure se ha ambizioni, va negli ospedali dove ritiene di poter fare una carriera migliore. Ma noi non possiamo contrastare questo esodo. Tenga conto che purtroppo scontiamo una posizionamento geografico che è quello di essere al nord di tutti, per cui se c'è un medico che viene dall'Abbatto, viene dalla provincia di Bari eccetera, appena trova un concorso si riposiziona sul territorio e quindi si avvicina a casa. Tutto questo andrà a intaccare sulla sana degenza del paziente che fa riferimento agli ospedali locali? Ma non è che diciamo né l'Abbatto né Bari godano di eccellenze da questo punto di vista, o meglio di numeri così importanti da non poter essere preoccupati. Avete sentito tutti i notiziari, io l'ho anticipato, mi hanno fatto un'intervista sulla Gazzetta qualche giorno fa, anzi più di qualche giorno fa, e quindi perché da noi il dramma si legge prima, è difficoltoso, davvero non riusciamo. Ed è un paradosso perché siamo riusciti ad ottenere, facendo una battaglia importante per i nostri tre ospedali della ASL di Foggia, dico San Severo, Manfredonia, Cerignola, anche 600 posti letto rispetto ai 520 che avevamo, quindi un'ottantina di posti letto in più. Abbiamo anche i soldi per poter arruolare questi medici, ma il paradosso è che una programmazione miope tra i due ministeri competenti, cioè Ministero della Pubblica Istruzione, l'Università in questo caso e quello della Salute, ci hanno portato a questo. Ma il dramma è nazionale. Parlo di dramma perché davvero è qualcosa che può mettere in fibrillazione tutto il sistema sanitario nazionale. La soluzione purtroppo non passa dalle mani né dei direttori generali e né dalle regioni, purtroppo, per quanto le regioni possano fare, cioè incrementare qualche borsa per dare a qualche medico che nel frattempo si laurea qualche occasione, ma non può, diciamo, assolutamente non può coprire tutto il fabbisogno. Va bene, grazie. Prego. Beh, penso che lo sappiamo tutti di questo accorpamento dell'ospedale di Lucera con il Policlinico di Foggia, e questa cosa qua è una cosa di cui si parlava e si auspicava da un ventennio, da un trentennio probabilmente, mai si era fatto. Oggi si arriva a questo importante risultato a mio avviso, ma soprattutto i risultati di questo accorpamento lo vedremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché era l'unica soluzione per ridare vitalità all'ospedale di Lucera, mettendo in atto delle buone sinergie con la struttura di Foggia e quindi con l'università. Beh, sicuramente che Foggia Policlinico, l'università, non ha la carenza strutturale di medici e di personale come quella ad esempio di San Severo, alla quale eravamo stati accorpati. Cioè, San Severo non ha medici per il proprio ospedale, ma figuratevi se aveva possibilità di mandarne da noi, quindi
voglio dire, l'ospedale di Lucera era destinato alla chiusura, questo lo sappiamo tutti, c'era una delibera già bella e pronta nel 2014, poi si riuscì, grazie sempre al governatore della regione, a fare quella che oggi ancora è un ospedale per zone svantaggiate. Oggi si arriva a questo bel risultato, a mio avviso, che ripeto, vedremo nel corso degli anni questi importanti effetti, non soltanto per la città di Lucera, ma per tutta la comunità anche dei Monti Dauni, ma anche per gli stessi foggiani, che potranno alcuni servizi vederseli, come dire, offerti nel nostro territorio. Questa sera ci sarà la presentazione dell'accorpamento dei due ospedali, Lassaria riuniti. E ci sarà la presentazione del governatore della Puglia Emiliano. E quali saranno le richieste anche, o quali sono state alla giunta di Emiliano e a Emiliano? No, le richieste, c'è un programma che è alla base, già definito, chiaramente poi ci saranno sicuramente delle modifiche, delle integrazioni. Essenzialmente si potenzia la storia dell'ospedale, la staria, chiaramente dandogli una nuova veste, perché in un'integrazione con un grande policlinico c'è la possibilità di sviluppare la storia dell'offerta ospedaliera della staria e la storia e quindi anche la dimensione del policlinico. Grosso modo è un grande dipartimento medico-geriatrico con tutto un plurispecialistico che dà la possibilità quindi di non solo non perdere la precedente offerta, ma addirittura potenziarla. C'è un grande uso della telemedicina, oggi la presenteremo, che considera una buona integrazione. Questo nell'integrazione con la ASL, con cui abbiamo avuto un rapporto di grande condivisione e con cui avremo sia dal punto di vista logistico che organizzativo c'è la possibilità di fare un servizio integrato per la città di Lucera, ma anche per tutto il circondario che storicamente fa riferimento all'ospedale. Andrà ad incidere anche il fattore della mancanza di personale medico? Il problema è nazionale, è un problema di mercato del lavoro. Certo, con alcuni accorgimenti cercheremo di ridurre il rischio di avere un'offerta, diciamo una carenza di medici. La telemedicina è uno di questi strumenti, altri sono i processi integrati che adotteremo. Perfetto, grazie. Abbiamo deciso di salvare questo ospedale molti anni fa, quando già prima di diventare presidente della regione venni qui e mi fecero vedere tutto l'investimento che era stato fatto su questo ospedale. Non c'erano purtroppo i presupposti per salvarlo, quindi siamo riusciti a ottenere una deroga grazie alla particolare conformazione del territorio. Mi sono dovuto appellare alle Dolomiti di Lucera per migliorare, guardate che se amplifichiamo mentre faccio l'intervista rovinate tutte le interviste, io sono ormai un tecnico, poi lo ripeto dopo, un po' di pazienza. Quindi dicevo, è per noi molto importante quindi avere ottenuto questa deroga, una deroga però che non era stata sufficiente a rilanciare l'ospedale di Lucera, quindi stiamo facendo un altro e definitivo tentativo. Lo abbiamo collegato al Policlinico di Foggia e noi ci auguriamo che il Policlinico di Foggia, che ha facoltà universitarie da gestire, luoghi importanti per la ricerca e più in generale più flessibilità nella organizzazione, riesca dove la ASL di Foggia purtroppo non era riuscita. Staremo a vedere, noi vigileremo, perché riteniamo che questa città, abbandonata da tutti negli anni passati, meriti maggiore attenzione. Nell'ambito delle mie competenze, io non sono il Ministro della Giustizia, se no avrei riaperto il Tribunale, non sono ovviamente il Ministro degli Interni, se no avrei dotato questa città di maggiori forze di polizia, non sono il Ministro dell'Economia, se no avrei provato a insediare delle imprese. Sto provando, nel limite delle mie possibilità, collaborando col Sindaco, a rilanciare questo ospedale. Naturalmente serve grande partecipazione da parte di tutti, questo è chiaro. Prego, domande. Dicevo, altro che chiudere ospedali. Naturalmente noi capisco che ci sono dei disperati che, non sapendo come fare la campagna elettorale, diffondono, e qualche giornalista a bocca, diffondono questa notizia folle. Questa notizia folle della chiusura di 11 ospedali. Io capisco che sarà difficile battermi in campagna elettorale, ma non è questa la modalità. Sono bugie, è assolutamente falso che ci sia questo progetto di chiusura. Stiamo semplicemente potenziando la telemedicina, questo era il discorso che era stato fatto,
significa portare gli ospedali a casa attraverso la tecnologia, ed è chiaro che questo nei prossimi 30 anni determinerà probabilmente una minore centralità degli ospedali rispetto alla telemedicina, ma era solo questo il ragionamento che era stato fatto. Ora trasformarlo addirittura in un numero preciso di ospedali da chiudere è una cosa ridicola, perché abbiamo appena finito di fare il piano di riordino, quindi sarebbe stato fuori demenziale, insomma, una cosa del genere. Grazie a tutti.